cosa che posso dire un po' restando, meglio dico in questa serata cosa che posso dire quando poi torno a casa si ricorda. E cadevo sempre sulla parola passione, sulla parola passione. Allora mi sono chiesto perché vedi questa parola, poi ci ho pensato bene. E alla fine la passione è l'unica cosa che ci manda avanti la vita, ma nel vero senso della parola. Io l'altra volta parlavo con un ragazzo che voleva fare il cuoco e aveva questo sogno di fare il cuoco da sempre. E i genitori giustamente, anche da una parte, gli consigliavano di trovare un altro lavoro più sicuro. E io poi gli ho chiesto, ma stavamo al bar sotto casa mia, e gli ho detto, ma cos'è che ti rende felice veramente? Prima ho detto, a me mi piace quando sto cucinando in cucina, me lo metto lì a cucinare. E allora gli ho detto, prova dal profondo del cuore, tu fai quello, non trovare un piano B nella vita. So che può risultare forte una cosa, ma tu devi avere una cosa. Tutti, e questo discorso non è andato, perché non è che vale per i ragazzi, vale per tutti. Quante volte io sono sentito dire di trovare un piano B per la mia vita. E molti mi diranno, è facile perché no, magari ti senti ricordo. Però a me non me lo diceva nessuno prima. Io ci ho creduto con tutto me stesso. E vedevo anche un film ieri, condiviso su Instagram, dove diceva, l'importante è quanto siete ossessionati da quello che fate, perché l'ossessione batterà sempre il talento. Quindi se volete fare qualcosa, dovete portarvi al 300% di quello che volete fare, senza ascoltare nessuno. E dico questo perché adesso c'è il momento che preferisco, che è il momento piano e voce, e io ritorno a suonare delle canzoni che ho scritto quando avevo 15-16 anni, come Giulio Scritto per esempio, mi piace introdurre questo discorso così, e ho iniziato questo cammino quando avevo 14 anni, quindi c'è scritto le canzoni in maniera migliore, ho iniziato a scrivere un pianoforte, e stasera guardate che bella sta cameretta che è diventata. Ecco, spero che questo possa noi ci mettiamo a piano. Un grande applauso anche per Anaïs e Chiara, gli altri, per favore.